Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Con la prossima mensilità, ovvero quella di aprile 2023, sono molti pensionati che si chiedono se arriverà un aumento della pensione minima e anche gli arretrati. Annunciato ieri il calendario ufficiale delle pensioni di aprile, vediamo dunque insieme tutti i dettagli a riguardo del possibile aumento delle minime. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Ad aprile 2023 arriverà finalmente il tanto atteso aumento delle pensioni minime con gli arretrati? Se lo stanno chiedendo moltissimi pensionati. Ricordiamo che gli importi al minimo sono stati rivalutati e dovrebbero aumentare secondo quanto annunciato dal governo. Innanzitutto la rivalutazione è stata del 7,3% rispetto ai valori del 2022, ma mancano ancora all'appello i due bonus promessi dall'attuale governo, ovvero la rivalutazione straordinaria dell'1,5% per i pensionati che non hanno ancora compiuto i 75 anni di età e ben il 6,4% per gli over 75. Gli importi minimi aumenteranno ancora di qualche euro, passando a 563,73 euro a 572 euro al mese per gli under 75 e a ben 597 euro al mese per chi ha più di 75 anni. I primi due bonus sarebbero dovuti arrivare già a gennaio 2023, ma l'INPS, come spesso accade, è ancora in ritardo. Dunque, molto probabilmente ad aprile, anche se bisognerà aspettare l'ufficialità con una circolare INPS, dovrebbero arrivare finalmente gli aumenti complessivi delle minime per tutti i pensionati che ne hanno diritto. Bisognerà aggiornarsi attraverso il fascicolo previdenziale in arrivo tra qualche giorno e con il cedolino di aprile che arriverà come sempre intorno al 20. Per quanto riguarda gli arretrati, dovrebbero arrivare anch'essi ad aprile. A tutti i titolari delle pensioni minime con meno di 75 anni spettano circa 27 euro di arretrati, ovvero 9 euro al mese per 3 mensilità, mentre ai pensionati con più di 75 anni verranno corrisposti circa 102 euro di arretrati corrispondenti a 34 euro mensili per 3 mensilità. Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo nei commenti qui sotto del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.